Affinché l'imitazione si dia, è necessaria la quotidiana meditazione e l'assidua riflessione sulla vita di Gesù. Dal meditare e dal riflettere nasce la stima dei suoi atti e dalla stima il desiderio ed il conforto della imitazione. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Anche oggi Padre Pio ci invita alla meditazione, alla contemplazione. Potremmo dire, ma la nostra vita è così esagitata, corriamo sempre e le ore non ci bastano, il lavoro, la famiglia, le preoccupazioni, il denaro che non basta, le tasse che dobbiamo pagare, gli impegni che si moltiplicano. Dove troviamo il tempo per meditare? Ecco, talvolta la nostra vita è fatta proprio così e diventa difficile, ecco, dedicare o ritagliarci degli spazi per la meditazione. Tuttavia, questa meditazione tende a dare senso a tutto quello che viviamo. Non si tratta di trascorrere lunghe ore di contemplazione, magari potessimo farlo, ma dovendo occuparci di tante realtà, almeno dei minuti, degli spazi che noi possiamo rubare, per esempio, alla televisione o ad altre attività, magari quando siamo in macchina per raggiungere il posto di lavoro, magari in un momento nell'arco della giornata quando troviamo un attimo di respiro, anziché magari immergerci nel telefonino per andare a rovistare, a vedere questi messaggi o queste realtà che ci vengono attraverso il web. Potremmo anche ritagliarci quegli spazi, quei minuti per la meditazione. Padre Pio ci dice che dalla meditazione assidua della vita di Cristo nasce il desiderio di imitare i suoi atti. Quindi l'imitazione nasce dalla contemplazione. Se io medito l'umiltà, la carità, l'amore di Cristo, io poi sarò portato a imitarlo nella mia vita. Questa è la vera devozione. Dire che sono devoto della Madonna, devoto di Padre Pio, devoto di Gesù, vuol dire anzitutto che mi sforzo per imitarne le virtù, per imitarne la vita, altrimenti questa devozione sarebbe sterile e inutile. E allora, per poter imitare la vita di Gesù o la vita della Madonna o di Padre Pio o di un altro santo, devo anzitutto conoscerla, meditarla e sforzarmi poi nella vita quotidiana di mettere in pratica le virtù e la carità che questi santi o che Gesù e la Madonna hanno vissuto. Ecco, Padre Pio ci esorta alla meditazione in vista della testimonianza. Per poter testimoniare il Signore lo devo conoscere. Per conoscerlo devo meditare la sua vita. Per meditare la sua vita, ovviamente, devo dedicare qualche istante, qualche momento delle mie giornate esagitate e agitate, ecco, a questa lettura, a questa meditazione che mi può accompagnare. Oggi abbiamo tanti mezzi a disposizione, alle volte dei CD, degli MP3, di tanti altri mezzi che la tecnica moderna oggi mette a nostra disposizione, che ci può aiutare, ci possono aiutare nell'ascolto, nella meditazione della vita del Signore, del Vangelo, della vita dei Santi, e che possono portarci certamente anche a uno sforzo di imitazione. Pace e bene a tutti.